Prova, prova, prova. Provo tutto. Ma è acceso. Prova, prova. Daniela, io inizio. Amore, fai un po' di silenzio, per favore, ok? Fai tutto il possibile. Ok, io vado. Aspetta, ok. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Nicolas24 ragazzi e benvenuti sulla vita su GTA 5 qui allo set ragazzi. Oggi in questo episodio, come ben vedete anche dalla miniatura avete visto, faremo un bel lavoro, un po' stressante però faremo un lavoro. È il tassista, proprio così ragazzi, faremo il tassista. Come ben vedete ci troviamo nei panni di Michael, che dopo essere stato tra la droga, tra le rapine eccetera eccetera, ora finalmente fa un lavoro legittimo, cioè il tassista. Ok ragazzi, il taxi è già pronto. Ora entriamo dentro, ci mettiamo in servizio ragazzi. Perfetto, attiviamo, diciamo che noi siamo pronti. Ok, anche che metto il joystick, quindi ragazzi sarò un po' più abile con le mie manovre. Perfetto, possiamo iniziare. Mettiamoci anche in prima persona. Guardate qui che figo ragazzi il taxi. Lì c'è la radio, molto bella, molto bella. E ora dobbiamo ricevere una chiamata per... Ecco ragazzi, è arrivata già la prima chiamata. Chi è libero per un lavoro? Noi premendo un tasto, ecco qua, l'ho appena premuto. Diciamo alla centrale che vogliamo appunto prendere questa persona. L'unico problema ragazzi è che dobbiamo rispettare un incidente, vabbè comunque. Stavo dicendo, l'unica cosa ragazzi è che dobbiamo rispettare i segnali, perché sennò ci tolgono i punti della patente. Non è buono, non è affatto buono, e noi non vogliamo che ci tolgono i punti della patente. Perfetto ragazzi, sta anche diventando mattina tra l'altro, ok? Siamo quasi arrivati, ok, è verde per noi, quindi possiamo procedere. Eccolo lì il Cristiano. Cristiano, aspetta che devo fare un'inversione. Mannaggia lui, doveva mettersi su quest'altra... Vabbè, dopo tutto lui che ne sapeva da dove viene il taxi. Ma che fa questo, rallenta? Buongiorno, buongiorno, salga pure, salga pure. Perfetto, olè, ma sul serio si fa il giro per entrare nel taxi, vabbè. Ok ragazzi, come ben vedete sul radar ci è stato segnato il posto dove lui vuole andare, quindi ora lo dobbiamo accompagnare, come è giusto che sia. Comunque ragazzi, dove andare, in quale rotta andare, cioè volevo... Porca puttana. Lui ragazzi può decidere se farmi andare veloce, se mettermi un po' più di fretta, oppure farmi andare a velocità di crociera, cioè normalmente, e tante altre opzioni. Basta che lui parla. No, ho sbagliato via. Porca a te. Taxi, taxi, ho sbagliato via. Vabbè, qua passiamo col rosso che ho sbagliato via, quindi ce lo facciamo permettere, se no. Porca vacca, perfetto, dobbiamo andare in autostrada. Ma per curiosità, dove vorrebbe andare? Ah, vuole andare al molo del perro Beach. E dai, ma che sto tutto se... Mamma mia ragazzi, però cioè questi qua, guarda come vanno, cioè tutti lenti. Un po' di velocità. Comunque ragazzi, la situazione per ora è tutta normale, infatti il passeggero non sta dicendo niente. Poi da quando vedo, aspetta, mettiamoci in prima, guardiamolo un attimo. Ma ragazzi, sta tranquillo, guarda, sta tranquillo. Credo che sta guardando al telefono, credo che sta guardando sul suo telefono. Non sono molto sicuro, però credo di sì. Sorpassiamo un po' le macchine, andiamo un po'... Se siamo anche un po' più veloci, perché in questo modo ci incoronano tassista più bravo di Los Santos, che potrebbe capitare ragazzi. Infatti i tassisti possono guadagnare punti, se non mi sbaglio, possono guadagnare. Ok, siamo quasi arrivati ragazzi. Allora, siamo quasi arrivati signore, manca pochissimo e siamo quasi arrivati. Dobbiamo girare qui, dopo lì ci dovrebbe essere un altro semaforo, che rompono sempre le scatole. Ma questo rosso non scatta più verde, vero?
Come ben avete sentito, il signore si è incazzato perché ha detto che dobbiamo sbrigarci. Quindi noi ragazzi che facciamo? Non infrangiamo le regole, ma passiamo, anche se i semafori sono i rossi. Lo so ragazzi, di regola nella vita reale non è così. Cioè se uno fa una conta, se sa fa una cosa del genere, verrà subito ammonito, cacciato dal lavoro, pestato, verrà subito fatto tutto. Però ragazzi, su GTA funziona così. Vabbè, siamo arrivati intanto, perfetto. Mi ha dato i soldi, mi ha dato 161 dollari, qui in America si prendono tanto i taxi ragazzi. E ora lo sapete una cosa, allora prima cosa dovevo fare un giro molto complicato per uscire da questo parcheggio qui. Se tu magari per parcheggiare la macchina ci metto 30 anni però io conosco un'altra uscita che è questa, un po' illegale questa uscita, però noi ce la facciamo abbastanza. Signora! Ok. Vabbè dai, passiamo per di qua. Scusate, taxi in zona pedonale. Ok, dai. Abbiamo un'altra corsa, ragazzi, un'altra meta. Ok. Perfetto. C'è un signore proprio qui vicino, ragazzi, che dobbiamo prendere e portarlo. E portarlo appunto nella sua, dove vuole andare, cioè dove lo dobbiamo portare alla fine, ok. È una signora, un signore, boh, non lo so. Ah, mi trovo qui, aspetti. Signora! L'hanno investita! No, l'hanno investita! Il furgoncino di taco ha investito la signora! Signora, salga subito sul taxi che con me assicuro. Signora, oddio signora, ma che... Come regola signora lo dovrebbe denunciare a quello, però facciamo finta di niente. Perfetto, dobbiamo andare dritti. Dove vuole andare questa signora prima? Vuole andare in Cina questa signora, vabbè. Facciamo finta, dopo tutto siamo taxi, cioè è normale. Beh, dopo tutto ci pagano ragazzi, quindi... ma la signora si è incazzata. Ma dov'è questa macchina modificata? Ma porcello, macchina modificata. Ti credi figo. Comunque ragazzi, ci sono anche dei ciclisti, come abbiamo visto. Guarda, là c'è un ciclista senza casco. Se lo becca la polizia, porca vacca. Lo sto che è un ciclista. Vabbè, non credo che gli fanno niente, perché comunque un ciclista. Si sta facendo la sua passeggiata. Vabbè, noi ragazzi dobbiamo proseguire. Qui davanti c'è un hotel molto ricco, che di certo non fa per noi di basso livello che siamo tassisti, però dopo tutto aiutiamo le persone. Dobbiamo girare da questa parte e qua possiamo girare perché, come ve lo ripeto, in America c'è questa legge che si può girare a destra pure se è rosso. Non mi dite perché, però ragazzi... È la regola qui a Los Santos. Ma dove vanno questi? Porca vacca, c'è lo stop. Forse ce l'avevo io lo stop, ma non lo so. Mi toglieranno la patente, ragazzi, mi toglieranno. Oddio. Allora, siamo quasi arrivati. Guardate là che ci sono pure le persone sui balconi. Hanno stesso dei panni, boh, non lo so. Signora, lei è moglie? Ha dei figli? Stende anche lei i panni fuori dal balcone? Forse non sono domande da fare una signora, però va bene. Muovetevi! La signora mi ha detto perché ti sei fermato, quindi mi sa che... Scusatemi, devo andare se il cliente non mi paga, se no, quindi vado, Arrivederci! Perfetto! Dai, per favore, dai, mi scusi, guarda, c'è una arrapata qua dietro il taxi che vuole arrivare, che fossa, ho preso in pieno quella fossa che vuole arrivare a destinazione, come sa, sorpassiamo il camion, stiamo un po' accelerando, ragazzi, ma io sono un pilota, no, porca vacca, no, porco, diciamo che non è andata molto bene la situazione, perché... diciamo che ci ha fatto un attentato, perché ragazzi stava camminando nella sua corsia, non lo stavo sorvegliando. Guarda questo che esce senza guardare a destra e a sinistra, ma che è?
Altro che meta, sì, sta qua, sono tutti quanti... Ma guarda sta Ferrari, che cos'è Ferrari, vabbè, qua una Porsche, ragazzi, una Porsche che si ferma per dare precedenza a uno che c'è lo stop, vabbè, ho capito che vuoi fare un'opera di bene, però porca vacca, dai, muoviti, muoviti, che c'è una Porsche, vai a 10 all'ora, porca... guarda come scappa! Oh, io, ragazzi, gli ho detto di accelerare, quello è andata... Porca vacca, la gente che si ferma all'improvviso. Oh, sentite, spostatevi dai coglioni, che io devo andare. Devo andare a miglior vita. Devo andare a accompagnare le persone, portarle nel loro luogo. Qui si può sorpassare che non c'è la linea. Stiamo andando un po' veloci, ragazzi, ma tanto qui non ci sono auto velox, non c'è niente. Magari se però se troviamo gli sceriffi da queste parti, oppure i ranger, ci fanno un culo. Tanto, però... Noi andiamo comunque, ci abbiamo la giustifica che la signora ci ha detto ci ha minacciati di andare più veloce. Uhuh, ragazzi, non ho, comunque ragazzi, il taxi c'ha un controllo da Dio, non slitta, non proprio niente. Vabbè, ovviamente però andiamo un po' cauti in curva, perché sennò, porca vacca. Ragazzi, secondo me ci danno il premio Nobel per il taxi più veloce del mondo, ci danno anche il premio Nobel per non rispettare nessuna regola stradale. Però ragazzi, non ce ne frega, vai, se troviamo gli sceriffi sono cabbi. Però ragazzi, forse questo lavoro da 10 anni, quindi non mi preoccupo più di tanto. Neanche lo stop rispettiamo, vai. Oh, siamo arrivati. Io tutto qua. Siamo arrivati, signora. Mi scusi, ma una militare che va forte zancudo. Vabbè, ok, signora, guardi, io non mi faccio domande. $261, ragazzi, ma io dico sì, non si poteva ottenere. E non sapete una cosa? Chiediamo alla centrale se c'è un'altra persona da andare a prendere. E questa, ragazzi, sarà l'ultima chiamata del giorno, perché un taxi di solito quel tempo passa in fretta qui. Quindi, per forza, questa è l'ultima chiamata del giorno. Comunque ragazzi, dobbiamo andare, come ben vedete, fuori strada. Un taxi fuori strada? Ho fatto di peggio, però ci andiamo comunque, non c'è problema. Ok, dobbiamo andare un po' così. La via, non capisco se questa è una curva o meno, però a quanto pare è una curva. E la via, ragazzi, è un po' strana perché, come vi ripeto, un po' fuori strada. Le vie fuori strada, ragazzi, non si capiscono bene. Però il navigatore ci sta facendo fare una scorciatoia, quindi ragazzi non l'accettiamo la scorciatoia. Quella Santos, tutte le scorciatoie vengono usate. Ok, dobbiamo andare da questa parte. Perfetto, ragazzi, ma dove ci stiamo avventurando? Ma io non lo so. Ok, siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati, credo. Superiamo il tizio. Eccolo. È un signore campagnolo, ragazzi. È un signore campagnolo. Guardatelo, guardatelo. Perfetto, ragazzi. L'abbiamo caricato. Doveva caricare una valigia, una roba. Non ho capito bene che doveva fare. Ma comunque, signore, sei pronto? A te ti faccio fare veramente una corsa da paura. Guarda, ragazzi, riscaldo un po' il motore. Andiamo, il tassista più veloce del mondo, porca vacca. Camolesco. Ok, giriamo da questa parte, perfetto, ragazzi. Comunque, ragazzi, nel frattempo che avanziamo, voglio dirvi che questo video l'ho fatto in collaborazione col moderatore, quello che mi ha fatto il disegno, per farvi capire che mi ha aiutato a editare questo video, e veramente è un bravo moderatore, ho fatto veramente una buona scelta. Comunque proseguiamo, andiamo, facciamo questa curva, facciamo un po', ok, perfetto, curviamo qua. Wow! Un po' fuori strada, un po' no. Perfetto, dove vuole andare, signore? Lui è un tizio campagnolo, mi ha detto che vuole andare allo Santos per cercare lavoro. Guardate, ragazzi, c'è un cervo. Un cervo femmina, perché non c'aveva le corna. No! Sono andato un po' fuori strada in contromano. Ehi, ma che è qua? Dei lavori. Stanno facendo dei lavori. Stanno mettendo dei muri. Ok, dei muri. Tutti i giorni li vedo, però non ho mai visto il lavoro completo. Perfetto, dai, andiamo. Perfetto. Ma dove vuole andare, ragazzi? Secondo me, ho capito che vuole andare allo Santos. Però che allo Santos è mai questo? Un Los Santos montagnolo. Oh!
cavalca stavo andando a finire nel guardrail. La cosa più brutta che capita ai tassisti è questa: finire nel guardrail. Oh, sgommatire tattica! Woohoo! Camollesco! Però no. Quando tornerò in centrale, come dirò al mio capo il taxi? Come gli dirò che ho rotto il taxi, che quella luce è rotta? Vabbè, in cambio lo corromperò con i soldi che ho guadagnato oggi. Ok, perfetto. Parcheggiamo qui, perfetto, signore. Ecco qui. È arrivato, perfetto. Come ben vedete, ragazzi, abbiamo guadagnato un po' di soldi. Ma lo sapete una cosa, ragazzi, io concludo qui questo episodio. Ora mi parcheggio qua. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, supportate la serie. Scrivetemi qui sotto nei commenti un lavoro che io lo farò nel prossimo episodio oppure nell'altro prossimo episodio. E comunque, ragazzi, io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi. What another batch of the water bag, I got the wish right there.